al via la 24esima edizione di Pedalando per la città. Sì, la 24esima edizione e abbiamo fatto un bel percorso. Ricordo le prime edizioni che erano un poco pionieristiche, però adesso ci siamo affermati, è una manifestazione che attende tutta la città e abbraccia circa 3.000 ciclisti che ogni anno ci fanno compagnia in questa bellissima giornata ecologica, dove cerchiamo di riscoprire un po' quelli che sono i valori della natura e gustare un po' l'assenza del traffico, in modo da fare una pedalata spensierata magari con i bambini e con tutte le famiglie. A che ora inizia la manifestazione? Il concentramento è in piazza Vittorio Veneto, altrimenti detto piazza Ferrovia. Alle 9 il concentramento, alle 10 la partenza. Il percorso si snoderà sulle strade cittadine a partire da via Roma, tutto il lungomare fino a via Leucosia, la sosta Ristoro presso l'ex stabilimento balneare Arerella, il ritorno per via Trento, via Torrione e scendiamo sul lungomare all'altezza dello 089. Poi il ritorno a piazza Ferrovia, e quello che volevo sottolineare è che quest'anno l'organizzazione con molti sacrifici è riuscita a mettere in piedi una bella sfilza di premi che allieteranno poi in serata al Parco Salid tutti i partecipanti, e come ogni anno saranno distribuiti appunto questi premi che sono di un valore commerciale importante. Una bellissima giornata ecologica, chi vuole partecipare cosa deve fare? Per le iscrizioni basta recarsi nei due punti designati, tutto Bici Sport, Ciclo Ugolino e il negozio Expert al corso, e poi al punto di iscrizione a fianco alla chiesa del Sacro Cuore in piazza Vittorio Veneto ci sarà la distribuzione dei sacchetti a tutti quanti, e con la maglietta, il cappellino, l'adesivo, il gadget.